Amiche ed amici di Pachino Cam News, un saluto dal vostro Ivan Zortino, ben ritrovati. Bene, oggi è una giornata importante per la città di Pachino, che a breve verrà blindata perché appunto arriverà, stiamo tutti aspettando qui presso Corso Nunzio Costa al Cinema Politeama di Pachino, il presidente della regione Sicilia lista il megafono. È ovviamente presente tanta gente, tanti sostenitori, alcuni curiosi, alcuni vorranno ascoltare le parole del presidente, è presente ovviamente il commissario Capo Arena che dirigerà i suoi uomini per quanto riguarda la polizia e il comandante dei carabinieri. Un'altra cosa importante che ovviamente ad attenderlo anche il coordinatore pachinese del megafono, Andrea Ferrara, un uomo che si è tanto prodigato per la nostra città anche nei passati momenti politici appunto di Pachino. Bene, non rimane altro che stare incollati sul vostro monitor ed attendere l'arrivo del presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta. Thank you.
po' di confusione giù in fondo, vedo il coordinatore provinciale Alberto Lupo, mi pare di scorgerlo, mi pare che sia lui. Mi fa sentire orgogliosi di essere siciliani. Ma ci sono ancora gli eredi di quegli enti che volevamo sciogliere nel 69-70. Fatelo passare, non tenetelo troppo, che altrimenti... Sono tutti lì. Continuate questo applauso per il nostro presidente. Fatemi questo favore. Facciamo sentire il calore dei pacchino, e di tutti i siciliani. Mi dicevano che ha mangiato solo un tramezzino, perché stamattina è stato a Siracusa e adesso è qui con noi. Eccolo qua. Prego, intanto invito i partecipanti a questa commission di accomodarsi al tavolo, di prendere posto. Eccolo qua. Vediamo se mi danno il piacere di stringere la mano al presidente Crocetta. Benissimo, presidente. Io bene. Buonasera a tutti, grazie per essere in tanti, è come accade dappertutto, diciamo, e quindi è accaduto così a Siracusa, ad Augusta, a Lentini, ieri sera a Sortino, ma un po' per tutta la Sicilia, a Palermo, a Catania, a Messina, a Trapani, ad Agrigento, a Caltanissetta, a Ragusa. E ci siamo dimenticati Enna, ma anche lì c'era tanta gente. Questo è il segnale di una Sicilia che vuole cambiare, guardate, di una Sicilia che si sta alzando in piedi, che non accetta più di essere governata come è stata governata nel passato, una Sicilia che è stata ridotta totalmente in ginocchio, completamente distrutta nel suo tessuto economico, nel suo tessuto morale, nel suo tessuto sociale. Allora io penso che è la questione che bisogna cominciare a affrontare con chiarezza, nella pesca come nell'agricoltura, un'agricoltura che ormai è stata totalmente colpita dalle politiche comunitarie, colpita dalle politiche del governo, un'agricoltura a tratti dove la gente ha investito. Io so che questa è una delle zone più belle dell'agricoltura siciliana, dove ci sono i grandi prodotti di qualità, però questi prodotti di qualità ricevono la concorrenza ormai selvaggia, ricevono la concorrenza selvaggia delle merci che vengono dall'estero. L'accordo è un Marocco. Io quell'accordo l'ho respinto e sono stato uno dei pochi parlamentari italiani dal deputato europeo che l'ha fatto, anche contravvenendo all'indicazione del mio partito, dicendo con chiarezza: io non sono stato qui per rappresentare un partito, io sono stato eletto per rappresentare a Bruxelles i siciliani e difendere i siciliani. Questa è la questione netta, la difesa dei siciliani. Queste politiche che penalizzano, guardate, noi stiamo lavorando anche su questo, stiamo lavorando per fare il braccio di ferro nei confronti di Bruxelles e di Roma, ma stiamo lavorando anche per dare risposte concrete con il nostro governo agli agricoltori, cominciando prima di tutto al credito, perché non se ne può più che ogni anno praticamente le banche non ti danno più un centesimo e gli agricoltori sono costretti magari a andarsi a fare anticipare i soldi dagli intermediari, e alla fine dell'anno quell'intermediario che ti ha anticipato i soldi ti dice: lascia il prodotto lì e domani ti dico quanto costa. Non può andare così, non può andare così. Allora noi dobbiamo cominciare a pensare di garantire il credito annata nei confronti degli agricoltori per renderli liberi. Dobbiamo cominciare a intervenire anche sul discorso del chilometro zero e intervenire nei confronti della grande distribuzione che commercializza in Sicilia, che si fa arrivare i prodotti siciliani
da Latina, perché cosa succedono praticamente? I prodotti prima partono da Pachino e vanno a Fonte, poi da Fonte arrivano a Palermo, a Catania, all'andata vanno col clan Santa Paola e ritornano con i casalesi, e nel frattempo il prodotto ha aumentato il prezzo, ma i contadini e gli agricoltori e gli imprenditori agricoli non ci hanno guadagnato nulla, Allora cominciamo a cambiare la politica del chilometro zero. Guardate, in tutte le questioni c'è di mezzo sempre la manciuglia, come si dice. C'è la manciuglia, la corruzione.